Eccoci insieme col Biancarosso TV Sport e con il nostro ospite Fabio Sperduti. Non so se ci stesse ascoltando o meno, però ha ritenuto di dover intervenire, ma adesso è caduta la linea, il club manager del club Biancorosso, Gianluca Paparesta, che chiaramente adesso proviamo, ho sentito che è caduta la linea, per cui aspettiamo qualche istante, ma immagino di poterlo recuperare al più presto, perché chiaramente. È chiaro che Gianluca sino a questo momento ha mantenuto grande riserbo rispetto alla trattativa, anche oggi non l'ha confermata in nessun modo la trattativa su Borghi, però ci sono alcuni indizi che portano all'industriale Lombardo. Gianluca, ci sei? Ciao, Sì, Enzo, ciao. ciao Gianluca, buon pomeriggio. Telespettatori, Buongiorno, ospite, tutti buongiorno. quanti. Ciao Gianluca. Niente, noi viviamo di indiscrezioni, di indizi, di cose. Abbiamo tirato fuori questo nome. Del resto, anche oggi la Gazzetta del Mezzogiorno ha fatto riferimento specifico ad un industriale di Varese con la cui famiglia ha precedenti importanti nel calcio e nel basket. Diciamo che tutto sommato l'identikit era abbastanza chiaro. Poi abbiamo precisato, non è detto che sia lui. Però interesse, un contatto con Borghi minimo c'è stato. Ti chiedo conferma. No, Enzo, io ti ho chiamato perché io sono fuori Bari, sono Sì. fuori con il presidente Matarrese, però Sì. grazie a internet è possibile ascoltare anche la Sì. tua trasmissione. Credo, tra l'altro, sto ricevendo tante telefonate, quindi mi sembrava giusto intervenire perché la tua trasmissione è la trasmissione seguita un po' da tutti quanti i tifosi. Sì. Sì. Vorrei sottolineare soprattutto che nulla è stato fatto se non un scambio di documentazione per poter fare delle valutazioni. Ora, siccome sento già parlare, mi arrivano telefonate, non è fatto assolutamente nulla se non una conoscenza della situazione attuale del Bari, delle potenzialità che ci sono, e lasciare a questi imprenditori che hanno interesse e sono stati incuriositi Sì. a sugli argomenti legati al Bari, di fare le loro valutazioni. Quindi mi dispiace che sia venuto fuori questo nominativo, anche perché devo dire assolutamente non vorrei che fosse deleterio adesso questa uscita di questo nome, perché sono persone che, come voi sapete, hanno grandissima notorietà, visibilità e non hanno certo voglia di Certo. essere messe subito pubblicamente in piazza se non fanno l'operazione. Certo. E non vorrei che Beh, questa. però qualcuno evidentemente l'identikit l'aveva tracciato, cioè per scrivere certe cose. Io poi chiaramente ho fatto mente locale, insomma, basket, calcio, non poteva che essere Borghi. No, io non do responsabilità a nessuno e non voglio che, è chiaro, ognuno fa il suo lavoro, chi lo fa bene, è giusto che faccia bene il proprio lavoro. Quello che dico però è che assolutamente è un contatto come tanti altri che sono stati attivati, che sta valutando insieme con altri imprenditori le potenzialità di questa città, di questa tifoseria. Di qui a dire che Certo. Bari sarà ceduto a questi imprenditori o che si sta facendo questa operazione, Ma infatti, è tutto prematuro. Gianluca, Rimaniamo con i piedi per terra. ti ho rubato delle parole perché Fabio ne è testimone, Sì. così come il pubblico. Ho detto, per usare una frase che ha pronunciato più di una volta Gianluca Paparesta in questi giorni, non vogliamo che si creino illusioni, perché un contatto, una trattativa, uno scambio di documenti non vuol dire che si va in porto, insomma, l'esperienza poi ci dice chiaramente che le cose possono andare in mille modi diversi e soprattutto non ci sbilanceremmo mai, visti anche i precedenti. Però La cosa positiva è che entro fine settimana qualcosa la sapremo, giusto? sì, lasciamo queste persone valutare con la massima serenità se non sarà venerdì, sabato, lunedì, insomma, in questi giorni hanno avuto tutti gli elementi tali che possano consentirgli di fare una valutazione, che è una valutazione dettata sia dalle potenzialità della piazza, sia dalle potenzialità della società, sia dagli impegni della società che comunque è disponibile dalla proprietà, è disponibile ad assumersi. Quindi ci siamo incontrati, il Presidente Matarese si è incontrato più volte anche, quindi non è che si sta facendo qualcosa, No, solo ci che, mancherebbe. ripeto, alla fine si farà una valutazione, quindi lasciamo queste persone libere, perché so che tra l'altro sono stati anche già chiaramente la notorietà e la cosa è arrivata anche
al certo, nord, certo, alla... certo. Quindi vabbè, io oggi... non vorrei che si minasse questa ipotesi di trattativa, perché vabbè, al momento si tratta di un'ipotesi. Quindi dopo, diciamo ai tifosi baresi di pazientare, perché comunque se sono rose fioriranno, altrimenti si prova in maniera diversa, giusto? Esatto, questo è il tuo messaggio. Era questo il nostro obiettivo di questa mia telefonata. Ripeto, sono con il presidente Matarrese. Se salutaci il presidente Matarrese, anche se magari a volte non gli siamo troppo simpatici, però salutaci. Non è vero, non è vero, anche lui ti saluta. Facci sentire la voce, Gianluca, del presidente Matarrese per un secondo. Del presidente Matarrese. Un saluto, non lo so se passa la sua. Va bene, abbiamo sentito la voce comunque, va bene lo stesso. Va bene. C'è Fabio che ti vuole dire qualcosa. Gianluca, scusami, volevo solo dirti questo, indipendentemente da questa ipotesi, ti volevo fare... Sento malissimo. Pronto, mi senti ora? Niente, sento malissimo. Mi senti Gianluca, senti adesso? Mi senti? Adesso sì. Mi senti? No, indipendentemente scusate da questo... anche perché noi dobbiamo ritornare, però... No, tranquillo, indipendentemente da questa ipotesi volevo farti i complimenti perché comunque stai facendo un grande lavoro e in questo momento, credimi, stai riaccendendo quel lumicino di speranza e di entusiasmo che a Bari purtroppo durante le vacanze di Natale, dove si respirava una grande depressione, non solo per la recessione che c'è in Italia, noi ti ringraziamo, io ti ringrazio a nome di tanti baresi, perché stai riaccendendo qualcosa. Veramente, io non riesco solo a sentire la voce di Enzo. Comunque, vabbè, diciamo che ti sta complimentando per l'impegno che ci stai mettendo, insomma, questo è il discorso. Grazie, però ripeto, rimaniamo tutti con i piedi per terra, non creiamo illusioni ai tifosi. Messaggio ricevuto, buon viaggio. Beh, comunque, il fatto che... Oggi un'altra notizia, Gianluca ce l'ha data, insomma, che ci sono stati gli incontri proprio con Matarrese, quindi insomma parliamo di una trattativa viva. Poi ha detto bene Gianluca Paparesta, può accadere di tutto, non esageriamo con le illusioni, perché qui ci sono di mezzo tanti soldi, tanto soldi, tanti interessi. Ma vedi Enzo, la cosa bella di questa trattativa è che finalmente abbiamo superato questi patti di riservatezza. Perché finalmente si riesce a parlare, c'è un club manager che chiama in diretta durante la trasmissione televisiva, ti dà delle informazioni anche dicendoti di non sollevare troppe illusioni. La verità. Però almeno si riesce a dire la verità, anche perché non vedo cosa ci sia di segreto su una trattativa. Poi è chiaro, le cifre noi non le vogliamo sapere. Oggi potrebbe essere la famiglia Borghi, domani potrebbe essere un'altra famiglia. L'importante però è che si parli chiaramente senza utilizzare questi Mister X, che hanno un po' stancato tutti quest'estate, perché io mi ricordo la conferenza stampa di Montemurro quando parlò del fatto che non era stato firmato l'atto perché c'era Mister X che aveva offerto di più. Su questa vicenda molti si sono sentiti presi in giro e questa è la verità, quindi è meglio far chiarezza. Qui ci sono 100.000 tifosi, forse di più, il Bari vanta una grandissima tifoseria che vorrebbero avere delle informazioni, tutto qui. Prendiamo un'ultima telefonata, poi vorrei sentire solo Beltrame, domani gli altri effetti della festa dei 106 anni. Pronto? Pronto? Eccoci, ciao. Ciao, buongiorno, saluto l'ospite. Sì, ciao. Niente, volevo fare una domanda semplice. Io ho ascoltato la telefonata che avete fatto, sì, che c'è l'argomento di cui state parlando, anche di Paparesta. Sì. Volevo fare una domanda semplice, ma le cessioni del Bari restano bloccate fino eventualmente... I fatti dimostrano che sui pezzi pregiati le cessioni sono bloccate, perché comunque i movimenti sono minori, riguardano Statella, è finita la Provercelli... E prima ancora Marotta, Altobello, credo che stiano a Masi, però piccole, diciamo, i pezzi pregiati della campagna cessioni sono ancora fermi. Insomma, questo è un altro segnale di come si stia aspettando evidentemente qualcosa in un senso o nell'altro. Beltrame, poi ai saluti. Purtroppo è vero, ho fatto un girone d'andata al di sotto delle aspettative e mi dispiace molto. E sto lavorando parecchio per ritrovare quella continuità che so che mi compete e farò di tutto il girone di ritorno per fare un gran girone di ritorno. Sì, il periodo d'adattamento è finito perché adesso ho capito quello che ci vuole per la Serie B e sto lavorando molto di più nei punti che mi mancavano e a vedere dagli allenamenti c'è qualche miglioramento e sono pronto per fare un gran girone di ritorno. Beh, sicuramente quello che mi mancava di più era la cattiveria a livello agonistico. Il mister me l'ha immessa e adesso sto facendo tutto con molta più cattiveria. Stiamo lavorando sempre 4-3-3, io
Ormai quello che voglio è giocare, cioè non importa 4-2-3-1, 4-3-3, non c'è nessun modulo. Giochiamo bene così e non vedo il perché dobbiamo cambiare. Mi ha dato esterno molto volentieri, l'importante è dare una mano alla squadra e al mister. L'obiettivo, io parlo per la squadra, è quello di salvarsi. Poi il mio obiettivo, io mi sono fissato almeno 6-7 gol. Poi, se arrivano di più, bene, se arrivano di meno non avrò raggiunto il mio obiettivo. Sono sicuro che potrò far bene, anche perché qua mi trovo alla grande, mi trovo bene. I compagni mi aiutano sempre, i mister mi aiutano sempre. E mi mettono sempre nelle condizioni per fare del mio meglio e adesso sono stufo di deluderli. Eccoci insieme, siamo i saluti Fabio perché è tardissimo. Noi ci ritroviamo domani con il Bianca Rosso di Bisport, ovviamente pronti a dedizioni straordinarie e ad incrociare le dita. Accadere qualcosa. A domani, ciao.